Ciuto, Coppa Sproco, Spalanga, c'hai caga di dire che era bello, sono Loreno di Amici. Ciao Loreno. Rappo tutto, non ce n'è non problema. Ce n'è problemi. Siamo c'hai caga. No, ecco, appunto per questo, volevamo dirti che noi non abbiamo caga di noi nulla. Noi non abbiamo quindi... caga, io volevo... Cioè, volevo... Ci vieni domenica alla comunione di mio cugino? Ci vai? Chi io? Ci vieni? No. C'hai caga. No, e fai bene c'è perché si lui. Mangia di merda. Cioè il pesto è rosa, non so come mai. C'è la focaccia di Rocco che ripiene uguale all'esterno. È di Rocco. È l'esterno forma di Rocco. Ah, ho capito. Loreno, Loreno, senti, io ho una senti cosa... una parola da uno che c'ha caga. Non c'ho caga. Ti volevo dire, sapendo che tu rappi tutto, no? Sì. Che... Io rappo tutto, non ce n'è problemi, non ce ma n'è ma se problemi. Io ti proponessi una, uno sconto. Ti metti il dito davanti alla faccia quando mi parli. C'hai caga. Ma non c'ha caga. Basta. Sento l'odore, dimmi. Allora, ascolta, se ti propongo una sfida tra te e Moreno, quell'altro. Lo spacco tutto. Addirittura. Lo alzo, lo faccio diventare 1,90 m. La gallina canta, po! Ma secondo te. Senti che arriva che t'ho cagato sopra. Sì. Vale. Secondo te, se Moreno sapesse. C'ha caga, far... Moreno. Lo sapevo. Io l'ho incontrato, mi ha detto che sa. Ah, ho visto la foto. Sembravate la locandina dello Hobbit. Belli. Mi ha detto che sa di te che è disposto a fare una sfida. Sa di me perché l'ho baciato, c'aveva caga. Ma non è vero. Senti, ma visto che tu rappi tutto, dacci una dimostrazione, facci sentire come spacchi. Dai, va bene, dai, Ponzio, facciamo sempre le solite scuole da Manfrina, dai. Ponzio è il tuo spesa. Amico. Sì, Ponzio è il mio amico, va sempre a fare la spesa quest'ora qua. Facciamo un po' di frettina. Cosa hai comprato, e Ponzio? E poi c'ho un'intervista su Radio 24 più 24. 48. 48. No, è la radio che dà le notizie di due giorni fa. Ah, non ascolto un cazzo di nessuno. Attualissima. Cosa hai comprato, Ponzio? C'ho un fustino di Dixon, va bene? Ma che cazzo sei la clerici? Che spesa fai? Ma sei un gioco? Vabbè, oh, Dixon. Ma figurati se sei capace di fare un freestyle su Dixon. Che testa quello per però. Ma io non ce n'ho caga. Tu sei capace a reparare il mio prezzo? Io no. Perché c'hai caga? No, io non c'ho caga, che non faccio questo di mestiere. Vai, è perché secondo te io ci campo di questa cagata. Vai, Peppe, metti la base. Dixon piatti gel sensitive, con le proprietà emollienti lenitive. Risultati brillanti, piatti come diamanti e mani morbide, non devi usare i guanti. La sua formula arricchita con aloe vera, ti profuma la pirofila e la zuppiera. Porta via lo sporco, anche il più critico, ma non smacchia la coscienza del politico. Ma è possibile che ogni skit finisce così? Ipervenditi. Ascolta. Venditi ci accaga tra l'altro. Loreno, ma perché tu finisci tutti i freestyle? Con un, perché io diciamo... penso che il rap deve riportare in Italia un messaggio fatto dalla gente, per la gente. Ma fin qui va tutto bene, non riesco a capire il collegamento. Perché c'hai caga. Il collegamento col Dixon che non capisco. È il Dixon è lo spunto, capito? È il flow, è il tag, tu non capisci un cazzo, perché io non sei. Senti, allora, visto che sei così bravo, dai, facci sentire un'altra roba così. Dai, Ponzio, dai, che dopo comprato? Devo andare da Cruciani. Ho preso anche l'Autan, così c'ha caga. Ma Cruciani quello dei bracciali? Sì, quello della zanzara. Ah, scusa. Sì, 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 dai, sì. Allora, ti rappo una roba che ho trovato nell'armadio di mia madre. Cos'è? Le alghe di Guam. Vabbè. Sono quelle per le chiappe, per me, la cellulite. A me piace la testimonial. Ma sì, anche a me. Non l'ho mai vista in faccia, ma mi fido. La testimonial è mia madre, allora c'hai caga. No. Vai, metti la base, Peppe, che poi devi andare in pubblico. Guan guan guan, falgo da gaguan, più potente della Sissimilia di Amsterdam. Tonifica la soda, pancia e giro vita. Non hai visto nello spot in TV? Che bella! Applica il prodotto mescolando e massaggiando. Dopo 3 minuti ti sta già tonificando. Falga dal maguan è un unguento, non come i faghi che ci sono in Parlamento. Ma basta! Anche se non chiami più non è che ci dispiace. Posso darti il mio numero di telefono, Albertino? Non mi interessa. C'hai caga, c'hai caga.